Sarà una gara equilibrata che si è sbloccata su un calcio da fermo dove potevamo anche noi in qualche maniera sbloccarlo perché abbiamo anche gente di un certo calibro, però è uscito fuori questo gol e loro poi l'hanno difeso bene, hanno fatto una buona partita, noi abbiamo cercato in qualche maniera di recuperare. Come ha detto il nostro vicepresidente, effettivamente loro qualcosa in più sotto l'aspetto forse di cattiveria, sicuramente forse erano un po' più cattivi, ma è anche dato dal fatto che comunque vengono sempre, diciamo che vengono sempre con questi tifosi che hanno sempre al seguito, quindi chiaramente è anche più semplice sotto questo aspetto, no? Avere anche una carica in più. Noi potevamo fare di più, sinceramente, però devo dire che i ragazzi poi ce l'hanno messa tutta, si sono battuti e fino all'ultimo, poi è chiaro che abbiamo lottato fino al 90esimo, poi dopo è venuto questo secondo gol che chiaramente ha chiuso la partita, però credo che insomma, ci abbiamo sempre provato. Però ecco, abbiamo creato meno di quanto noi di solito facciamo. Ma non lo so, sinceramente il finale di stagione oggi mi interessa poco. Noi guardiamo in casa nostra, dobbiamo cercare di finire bene perché abbiamo quattro partite ancora da giocare, che sono tutte e quattro non semplici, quindi cercheremo di dare il massimo e di finire in classifica più alti possibile. Poi alla fine staremo a vedere. Per quanto riguarda, ripeto, diciamo questa classifica, l'Avellino ha ancora qualche speranza per poter ancora raggiungere l'anno 6. No, no, ma sicuramente, come dicevo prima, insomma, quando hai al seguito tutta questa gente è normale che anche da parte dei ragazzi ci possano mettere qualcosa in più. Quindi è una squadra che effettivamente in questo campionato non c'entra niente, quindi anch'io gli auguro anche a loro di salire categoria perché come è giusto che sia, insomma, con questa tifoseria. Noi vabbè sapevamo che in mezzo al campo eravamo un giocatore in più perché loro col 4-4-2 e col 4-3 chiaramente in mezzo al campo eravamo un giocatore in più. Sì, forse effettivamente l'abbiamo sfruttato poco. Ripeto, di solito noi facciamo sempre qualcosa in più, però devo dire che sono stati anche bravi i loro difensori a chiuderci bene tutti i varchi e tutti gli spazi. No, ma io non ho un pensiero perché sinceramente dalla panchina non posso capire e vedere se effettivamente c'era questo fuorigioco oppure no. Quindi non posso giudicare. Se l'arbitro ha fischiato, evidentemente avrà visto, o il guardialino ha alzato la bandierina, avrà visto un fuorigioco. Ripeto, noi in questa occasione sì, siamo stati magari un po' sfortunati perché forse, come hai detto tu, il primo era sicuramente fuorigioco, il secondo, ripeto, io dalla panchina non posso certo vedere se c'era questo fuorigioco oppure no. Noi l'anno 6 l'abbiamo incontrata all'andata, quindi dobbiamo ancora incontrare il ritorno. Io dico che l'Avellino chiaramente dall'andata è cambiata molto e si vede, insomma, una squadra più quadrata, giocatori in più di esperienza, una panchina importante, quindi è normale che potesse fare un girone di ritorno più importante dell'andata. Ma questo non lo sapevamo, insomma. No, noi, ripeto, io penso che adesso prima dei playoff ci sono quattro partite che, ripeto, dobbiamo giocarle al meglio. Poi per quanto riguarda i playoff, poi intanto cercheremo di giocarli bene. Poi se dobbiamo giocarli ad Avellino oppure non so, a Monterosi, comunque vada, per noi cambia relativamente. L'importante è cercare di farli in un certo modo. Però io credo che adesso non lo so, però credo che prima di giocare con loro, adesso non so se arriveremo terzi, io non lo so, non lo so, però se loro arrivano secondi sicuramente giocheranno con la quinta e noi mi auguro che la quinta non ce la giochiamo, quindi poi bisognerà fare prima la prima partita e poi magari fare la finale se possibilmente. Sì, però credo che a oggi è meglio affrontare una partita alla volta perché adesso è ancora lunga per pensare ai playoff.